Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questa nuova parte del vostro Alex Flies. Oggi nella quinta andremo avanti appunto seguendo quei loschi tizi che sono usciti appunto dall'edificio qui sopra. Prima di tutto però, come avete visto anche dal titolo, andrò a prendere la M Netaio, così qualcuno che magari sta vedendo questo video solo per questo sarà subito accontentato. Infatti per prendere la M Netaio basterà dirigersi all'edificio vicinissimo al centro Pokémon e parlare con questo tipo. Dopo aver battuto la palestra di Petra, quindi dialogando con questo tipo con la maglietta bianco-celeste che mi piace, ci darà la MN01, ovvero taglio. E insegneremo questa mossa subito, penso a Skitty, perché è il Pokémon più indicato, almeno abbiamo una mossa che non si toglie, ma tanto non ci dà fastidio. Vabbè, avete capito, non so manco io che sta a dire, non così, insegniamo taglio. Ah, non lo può imparare, dannazione, dannazione, tocca imparare al nostro pollo. Che peccato, dannazione. Ah, Skitty non serve proprio assolutamente a nulla. Adesso lo deposito perché veramente non si è capito a che serve Skitty. Mannaggia lei, lui. Non so manco di che sesso è. Penso sia femmina, cioè uno Skitty maschio non ha senso. Vabbè, comunque sia, togliamo questo Pokémon di mezzo, veramente che non serve a una ceppa. Nonostante sta a 18. Vabbè, dai, lo no, no, lo tolgo adesso, non mi vale portarmelo dietro. E quindi niente, lo depositiamo nel box. In the box, in the box. Togliamo un attimo Skitty, scusate se vi faccio perdere tempo. Addio Skitty, di mortacci. Ah, la femmina, ok. Almeno quello, insomma. Comunque sia un po' imparare taglio. Che delusione. Pensavo, cioè, c'è l'artiglia, un gatto, perché non può tagliare gli alberelli? E che ne so, che ne so. Modo di spiega, gioco modo di spiega. Comunque sia, procediamo a nord, visto che l'altra volta i tipi erano scappati da queste parti. Adesso ci dovrebbe essere il ricercatore della Devon, eccolo qui. Oh, ciao. Oh, sei tu. Sei quella allenatrice bravissima che mi ha salvato nel bosco Petalo. Aiutami, il team Magma mi ha derubato. Devo riprendermi la merce Devon, altrimenti saranno guai seri. Ok, questo qua sta sempre in mezzo ai guai, cioè pare che lo fa apposta. Comunque sia, poco importa, salviamogli le cappette a questo ricercatore. Visto che noi siamo forti, siamo the best proprio. Comunque sia, vabbè, mo, come al solito escono dei Pokémon che te parea che devono rompere le scatole. C'è un Nincada, noi abbiamo il nostro Beldum, ma non... Ci sprechiamo per questo genere di Pokémon, quindi scappiamo subito, anche se siamo lì per salire di livello, quindi mi tenta la cosa e uso metà testata, almeno forse saliamo di livello, non penso, Uso Sanguisuga che ci fa danno neutro e noi con metà testata forse lo secchiamo, forse, no, ma che secchiamo? C'è buona difesa Nincada, non me l'aspettavo. Vabbè, usiamo un'altra metà testata, vediamo un po' se ce la facciamo. Lui usa Graffio, non ci fa nulla stavolta, perché non è molto efficace. E noi con metà testata al secondo colpo lo mandiamo giù. E forse saliamo di livello. Eh sì, e vai. Saliamo a livello 12. E vediamo come saliamo. Sempre più 2 in difesa. Sta diventando una bestia burcosa in difesa questo Pokémon. E in attacco, insomma, niente male, ma nemmeno troppo eccelso. Invece con Basking è davvero molto molto forte, veramente. Comunque sì, adesso potremmo procedere anche alla sinistra, dove ci sono quegli arbusti alberelli, come li volete chiamare voi. In cui forse ci sarà qualche allenatore a fianco dopo aver tagliato appunto l'alberello. Comunque siamo c'è un Wishur. Wismur? Come cavolo si pronuncia sto Pokémon? È un nome osceno proprio. Vabbè che è pure tardi, però insomma è veramente difficile da pronunciare. Ok, tagliamo l'alberello prima di proseguire. Almeno vediamo un po' cosa ci sta qui di interessante. Penso ci siano solamente allenatori e delle bacche alla fine. Noi vabbè l'affrontiamo tranquillamente perché non abbiamo paura di niente, giusto ragazzi? Giustissimo, sì! Boh, vabbè, ogni tanto ci sta, raga, ci sta, se no mi abbiocco, quindi devo di pure ste cavolate. Quindi lui mette un Ralts, un tipo psicofolletto, e noi abbiamo il nostro Beldum di tipo acciaio. Ah, come godo! Finalmente il nostro metal testata sarà super efficace sui folletti. Questa è la prima volta che usiamo una mossa super efficace sui folletti. E ciao ciao, follettino! Ah! Ok, sto letteralmente impazzendo, la mia sanità mentale se ne sta andando a farsi fottere. E abbiamo sconfitto il tipo, benissimo. E il nostro Beldum gode. Gode come un atomo. No, che cavolo c'entra l'atomo? Non lo so, raga. Ma mi è sempre più scandalose queste battute. Comunque sia, affrontiamo la seconda allenatrice, che è meglio, direi, decisamente meglio, piuttosto che sentire le mie cavolate. Questa si chiama Karen. Oh, che figo, si chiama come
la Super 4 della seconda generazione di Yoto. Ve la ricordate? Quella con tutti i Pokémon di tipo spettro? Sì, che ve la ricordate. Scommetto che ve la ricordate. Comunque, adesso c'è Shroomish di tipo veleno, quindi con Zazen, boom, morto. Che veleno, scusate, Lotta. Ah, no, 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 giustamente l'acquisisce dopo il tipo Lotta con Brillo, ma adesso è tipo erba e basta. Piccolo fail da parte mia, vabbè. Allora, Luigi paralizza. E noi siamo a metà testata, che cosa farà insieme? Mamma mia, che cavolo, scommettete che me non attacco. Ah, meno male, Beldum, meno male. Meno male, guarda. Pensavo che non attaccava e stavamo qui le ore a vedere l'animazione che si ferma, i semi che agiscono, e buonanotte, e sogni d'oro. E insomma, avete capito l'andazzo, insomma, quando succedono queste cose con i Pokémon di tipo erba. Comunque siamo, mettiamo il nostro pollo, che si mangerà Whismur. 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 E shish, shish, piede sto doppio calcio, va. Così impari a avere questo nome impronunciabile. Oh, Wismur. Wismur si chiama. Boh, penso di sì. Wismur, vai, lo chiamerò Wismur. Comunque abbiamo sconfitto Karen nel frattempo, che era un po' scarsa. Povera Karen, povera Karen. Noi potremmo usare la famosa antiparalisi che abbiamo ottenuto nel percorso. Sì, nel percorso. Nella parte 2, ve la ricordate? O parte 3, tipo, che diciamo questa antiparalisi non ci servirà a nulla. E invece no! L'abbiamo usata sul nostro Beldum. E dai, raga, e dai. Vedete che tutto torna. È come gli Illuminati, Gomblotto, no? Che quello va della. Ma perché non vado a dormire invece di farvi da notte? Forse è meglio, vabbè. Comunque sia, troviamo le tre baccastagna che ci sveglieranno al momento del bisogno. È fighissimo quando raccontiamo le bacche che poi si svanificano, gli alberelli, così, come per magia. No, non pianto assolutamente nulla, non voglio diventare nulla. Piantala, eh. Piantala con queste cose. Ok, basta, raga. È sempre più tardi, quindi il mio cervello veramente spara sempre più minchiate. Lì c'era un Pokémon, ma non voglio assolutamente incontrarlo. E per fortuna non incontriamo nulla. Benissimo. E siamo pronti a proseguire in questa caverna. Dove c'è questo tipo biondo. È biondo, sì. Ciao biondo. Ah no, è pelato. Che biondo. Ciao biondo, quello è pelato. No, questo è assurdo. È bellissimo. Da salvare proprio. Oh, povero me. E ora come faccio? Stavo passeggiando con il mio Pico. Quando un brutto ceffo ci ha aggrediti ed è scappato con il mio adorato Pokémon. Oh, il mio Pico. Ve la ricordate questa? Vabbè, se è la prima volta che state seguendo Rubino, non ve la ricordate che no. Comunque sia Pico e il Wingull di quel tipo, che abbiamo incontrato di sfuggita qualche parte fa, tipo, che c'ha tipo tutti questi tipo, vabbè, insomma, c'ha tipo una casetta vicino al mare. E poi ci servirà, insomma, essere amici con questo signore. Lo vedremo poi, casomai, nelle parti successive. Forse tra due parti, non lo so, parte 7, non lo so quando ci sarà. Comunque, io siccome questa. So che questa caverna è intasata a pesta di cavoli di Pokémon di merda. Usiamo il repellente subito, almeno siamo tranquilli. Ne avevo pure uno solo. E niente, andremo dal team Magma senza dover incorrere nei Pokémon. Eccolo qui, il brutto ceffo. Adesso lo sconfiggiamo tranquillamente perché ha rubato il Pico a quel povero buon uomo. Eccolo qui, team Magma. È sempre lui, c'ha Pokéiena a livello 11, scommettete? Me lo ricordo bene sta cosa. Tu stai a livello 11, non mi far fare l'Epic Fail, non mi far fare l'Epic Fail, ma l'Epic Win, perché tu sei all'11, me lo ricordo. Ma che cazzo? Ero convinto! Ma no! Ma no, ero convinto che stavo all'11. Vabbè, raga, niente, Epic Fail, tanto per cambiare. Oh, metà d'estate gli fai big big danni, essenzialmente perché Pokéiena ha una difesa scandalosamente bassa, e quindi noi con metà d'estate gli facciamo un sacco di danni. Poi, raga, da notare che lui c'ha pure le mosse super efficaci, quindi se mi usava morsa mi faceva un bel po' di danni, anche se abbiamo una difesa buona, quindi l'avremmo lo stesso letto, insomma, due colpi. Però è da sottolineare come aveva adesso Abbuio super efficace, invece non ci ha fatto nulla. Benissimo, abbiamo sconfitto questa regola, dai, raga, dai, su così che sconfiggiamo pure il capo, Max. Ottiene la merce Devon, ovvero la merce che aveva, ci aveva richiesto inizialmente. Il tipo della Devon che poi ci vende i cosmetici per truccarci. Vedete che io ho occhiaie la notte. A me servirebbe un po' dei prodotti Devon. Almeno mi trucco prima di fare video. Così vengo qua e vi faccio così, no? Oh yeah, baby. Oh. Ok, basta.
Da dove scegli l'occhiale? Non vi aspettavate, non vi aspettavate questa. Dite la verità, dite la verità. Vedete, comunque più andiamo avanti nel gameplay, più spariamo cazzate e ci allontaniamo dalla trama principale. Comunque, otteniamo la merce Devon. Sono felicissimo che abbiamo ottenuto sta merce e quindi possiamo tornare indietro. Guardate, Pico, quanto è bello. Pico, che bello rivederti sano e salvo. Grazie, anche Pico ti è molto riconoscente. Mi presento, sono Espian Marino. Guarda caso, Marino che lavoro fa? Vabbè, lo vedrete dopo. E tu chi sei? Molto piacere, Alex. Ti ringrazio di cuore per il tuo aiuto. Se hai bisogno di una mano, non esitare a venire da me e ci servirai moltissimo. Di solito mi trovi nel mio cottage. Ecco come si chiama la casetta vicino al mare. Cottage. Sulla spiaggia vicino a Bosco Petalo. Vieni, Pico, andiamo a casa. Pico! Ok, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, qui come vedete stanno delle rocce, poi potremo passare molto più in là quando otterremo appunto la famosa mossa spaccaroccia. Ma lo vedremo più tardi, insomma, si tratta veramente di qualche let's play, forse una decina di let's play, non lo so. Comunque, questo tipo si è tolto dalla casa, quindi possiamo anche entrare, adesso ci entriamo, e poi consegniamo la merce tranquillamente al tipo della Devon. Vabbè, questi qua non ci danno nulla, mi sa. Va, questo qua sembra in maniera impressionante Giovanni. Ve lo ricordate Giovanni, il tipo del Team Rocket, il capo? Di Pokémon blu, rosso, verde, giallo, marrone. No, vabbè. Volete ricordare Giovanni. Comunque sia, sembrava lui che stava seduto. Era bello vederlo in 3D. Comunque sia, adesso ci abbiamo con Basken che taglia l'alberello. È veramente uno spreco insegnare taglio con Basken, ma purtroppo siamo costretti a questa cosa. Io essenzialmente, raga, ho fatto questa cosa di passare per qui. Almeno ci risparmiamo il percorso pieno di erba. Non quell'erba, l'erba in senso che dove ci stanno i Pokémon. Non quella che. Oh. Quindi, torniamo dal ricercatore della Devon. Non sta più qua, dove è nato il matto? Eccolo. Ciao bello, ti ho riportato la gnagna. Oh, com'è andata? La merce Devon? Ce l'hai fatta, l'hai recuperata. Sei un'allenatrice eccezionale, veramente. Capitolo secondo me. Ecco per ringraziarti, ti darò una Megaball. Che schifo, una Megaball. Una fottutissima Megaball che mi posso comprare per 600 pe. Ma che cavolo di ricompense? Ma fai schifo, sei un lezzo, mi hai sfruttato. Cane. E adesso, per favore, saresti così gentile a seguirmi pure? Andiamo, vediamo un po' dove ci porta. Magari ci do un Lotad. Io voglio Lotad, ragazzi. Me lo farò scambiare veramente a poco. Cercherò qualcuno che mi scambia quel Pokémon. Non lo voglio, assolutamente, guarda. Ti trovi al secondo piano della Demon Spa. L'ufficio del nostro presidente è su questo piano. Non trovo le parole per esprimerti la mia grande gratitudine. Puoi aspettare un attimo solo? Torno subito. Resto fuori ancora un po'. Devo dare un'altra occhiata al mondo, poi tornerò. Vieni con me. Ok, basta. Adesso nei commenti voglio che mi diciate il titolo di questa canzone che ho cantato. E il primo che azzeccherà a questa cosa, indovinello, barra non so cosa, non vincerà niente, però avrà la mia gratitudine. Gli scriverò parentesi chiusa, Y parentesi chiusa dall'altra parte, senso like. Vabbè, raga, continuiamo che è meglio. Sono qua, non finiamo più. Il nostro presidente ti vorrebbe parlare, ti prego di seguirmi. Andiamo, caro, andiamo. Andiamo al presidente tu. Prego, accomodati. Ah, vi ricordate sta scena? Io me la ricordo bene. Sono Pierangelo. Aspetta, come si chiama quello? Pierangelo? Quello là che fa i documentari. Pierangela! Sono Pierangela. Petri. Presidente della Devon Spa, ho sentito parlare di te. Ci hai salvato il sedere per ben 2 volte. A una persona meravigliosa come te vorrei chiedere un favore. Dovresti sapere che sono un presidente molto magnanimo. Non potrei mai chiederti un favore senza offrirti qualcosa in cambio. Per favore, dammi il tuo molti Pokémon per un momento. Ma certo, capo. Il signor Petri ha aggiunto il multi Pokémon. Ora è disponibile la pozione Navi Talk. Ah, certo, per chiamare. Quindi la. Oddio, che carino. Ancora molto ho fatto caso che questo signorotto è un po' anzianotto. Guardate, Praise the Helix dietro, l'avete visto? Praise the Helix, questo sì che mi piace, ragazzi. Questo è un signore da cui prendere esempio, che c'ha il quadro The Helix, dell'Helix, cavolo, no, de. Non mi fate parlare, vabbè, va. Del Domo Fossile. La funzione Navi Talk che ho aggiunto al tuo Multi Pokénav. Ma
sono inventato Pokénav, è indispensabile per gli allenatori che vogliono partire per l'avventura. Ti permetterà infatti di ricevere in qualsiasi momento notizie aggiornate dal mondo e di rimanere sempre in contatto con i tuoi amici, tipo Facebook. Detto questo, veniamo al favore che devo chiederti. Non faccio serie. Vorrei che consegnassi questa lettera a un ragazzo di nome Rocco. Rocco, non quello, che si trova a Bluruvia. Ottieni lettera. Bene. E mettiamo la lettera in strumenti base. Per raggiungere Bluruvia dovrai attraversare il mare. Ho già avvisato il signor Marino, un marinaio che vive. Esatto, è proprio quel marino là che abbiamo aiutato prima, che adesso ci ricambierà il favore e ci porterà appunto in quell'isola dove ci sarà la seconda palestra. Quindi questo è essenzialmente quello che dobbiamo fare. Abbiamo le idee davvero molto molto chiare, per fortuna. Allora conto io su di te. Se dimentichi qualche dettaglio, torna pure da me. Ma certo, caro. Quindi, perfitto. Perfitto, perfitto, perfitto più del titto. Sappiamo cosa dobbiamo fare adesso, quindi scendiamo giù di sotto. Mi va un po' a scatti a volte. Boh. Dicevo l'ho schermata, comunque sia. Scendiamo giù, guardate che figata questo pavimento con tutti i fossi. Comunque scendiamo giù e davanti a questo edificio finiamo il display. Ah no, prima c'è sta Brandon. Che vuole Brandon? Non me lo ricordavo questa cosa. Alex, come va? Il Pokédex sta andando alla grande, bravo. Sono andato nel bosco pedalo per catturare dei Pokémon, ma ora ho finito le Pokéball, bravo. A proposito del bosco petrolo, ho incontrato il signor Marino. Stava tornando nel suo cottage sulla spiaggia, ok? Forse non lo conosci perché ti sei trasferito da qui da poco. Lo conosco, stronzetto. Ai suoi tempi il signor Marino era un marinaio rispettato da tutti, va bene. Dopo sta chiacchierata completamente inutile di quel coglionazzo di Brandon, possiamo così concludere il let's play. Da dove l'abbiamo iniziato? Davanti al vicino casa di questo qua che ci veniva la MN dettaglio. Quindi ragazzi, spero ovviamente che vi siete divertiti. Insomma, io mi sono tagliato a fare questa puntata a vedere questa parte. Noi ci vediamo nella prossima, che probabilmente sarà domani, visto che ormai ne sto mettendo una al giorno fissa. E niente, ciao a tutti.